Ok, iniziamo a registrare. Avete detto storia. La nostra storia, la vostra, quello che è per voi Unstoppable Generation e Juice Plus e un po' di vision, come sempre, a fine mese non guasta mai. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuta, di essere intervenute e grazie ai gemelli Orru per la prima volta con noi, sono molto molto felice e anche tutto il mio team è molto in fermento. E niente, ho chiesto questo Zoom di fine mese per dare lo sprint finale, ma perché mi fa veramente piacere sentirvi per una volta dal vivo, anche per me. E quindi, niente, ti ho scritto in privato quello di cui abbiamo bisogno, che è un po' bisogno di tutti. A voi la parola. Andrea e Stefano Orru per noi stasera. Grazie. Ciao, grazie Sara, grazie dell'invito. Grazie a tutti i partecipanti, non è scontato, se per voi magari è scontato, ti pare che non c'è la Zoom dove parla Andrea? Mi sa che c'è il tuo Facebook aperto, Sara? Quindi metti in muto, semmai, ok. Ti pare che non ci sto la Zoom di Andrea e Stefano, però, come vedete, Sara ha un team di qualche centinaia di persone e sono collegate in 43. Avviene esattamente lo stesso per me, e c'è sempre una percentuale di gente che sparisce nel nulla, e va bene così. Quindi grazie comunque che siete qua. Detto questo, andiamo al sodo. Qualcuno di voi sicuramente avrà sentito magari noi parlare o a un evento piuttosto che in qualche Zoom registrata, quindi pezzetti di storia probabilmente li avete. Però entriamo un po' nel vivo, no, della storia dei Twins. Allora, c'era una volta due ragazzi spensierati. Vabbè, non facciamo ste minchiate. Allora, noi, come l'abbiamo già detto, noi lavoravamo, io ero un tecnico informatico, Stefano faceva il cameriere. Io una cosa che ogni tanto racconto, non sempre, però ora mi è venuta in mente, quindi la dico, perché ecco, la storia, il bello della storia è che quando racconti la storia tua, vera, e non devi inventare nulla, racconti quello che viene al momento. Io ora sento che dico sta roba. Quando abbiamo iniziato, io lavoravo da 2 anni e io mi ero rotto il piede per la seconda volta. La prima volta me lo sono rotto quando ho firmato il contratto, del contratto a progetto che facevo come tecnico informatico, e lì non ci ho fatto tanto caso. Quindi firmo il contratto, ti rompi il piede, in teoria se uno sta un attimo attento a cosa accade al proprio corpo dice aspetta, forse non ci devo andare al lavoro. Sono andato per 2 anni e poi dopo, era tipo estate 2012, mi sono rirotto il piede, al che ho cominciato a fare un 2 più 2. Andrea, mi sa che al lavoro non ci vuoi andare, dai retta al tuo corpo, ti sta dicendo stai a casa. Ovviamente quando c'è un contratto, un lavoro di 800 euro al mese, che oggi come oggi, ma chi te lo dà un lavoro di 800 euro al mese? Quindi ti senti quasi fortunato, anche se poi sei solo uno dei tanti schiavi in giro, no? Perché purtroppo è così, soprattutto se il lavoro che fai non ti piace. Comunque, insomma, ci doveva andare, però nel frattempo, vuoi o non vuoi, Stefano, per fare ragione, dentro tutti i dettagli, tutti i minimi dettagli, viene a conoscenza di Juice Plus, tramite un amico di nostro padre, facciamo un meeting di 4 ore, e noi già eravamo impazziti, cioè io ero impazzito per quello che mi aveva raccontato lui, perché il primo meeting lo fece lui, io stavo a casa con le stampelle, ho detto, vabbè, vai te, mo sto così, ma che venga a fa. Dopo ci sono andato pure io, ma già lì, per noi era cioè, amore a prima vista, no? Dici, cavolo, questa cosa va fatta. Altro meeting di 3 ore, perché qua c'era ovviamente la buona mamma che tirava fuori tutte le obiezioni. Ma chiedete questo, una cosa fiscale, ma questa cosa qua, ma poi chiedete questo, mi raccomando, chiedete tutto. Attenzione con i microfoni, ragazzi, chiudeteli, non so chi ce l'ha aperto, controllate anche da soli, se no magari chiudete Sara. E quindi, insomma, facciamo questi meeting di 4 ore, 3 ore, eccetera. Noi per noi eravamo già dentro, alla fine entriamo. 2012, entriamo in Juice Plus, se diventiamo milionari, lascio il lavoro. Vai. Anche io, come cameriere, non è che lavoravi qualche ora, cioè qualche serata a settimana, non è che era così impegnativo, io magari lavoravo tutto il giorno, ma lasciamo il lavoro perché diventare milionari. Per 1 anno e mezzo, 0 risultati, quindi insomma il sogno di diventare milionari era un po' così svanito nel nulla. La cosa fondamentale che ho raccontato ieri in una Zoom per il mio team, noi non prendevamo prodotti prima di prendere Juice Plus, non prendevamo integratori, quindi eravamo persone, io ero il tipo di, vabbè, te pare che prendi sta roba, ma mangia sano. Nonostante questo, ero uno di questo tipo di persone, nonostante questo, quando ho conosciuto la Juice Plus Company e comunque il business di network marketing, avevo capito che il prodotto lo dovevo prendere.
E quindi ho detto, io lo prendo. Poi imparerò a conoscere, imparerò a capire se fa bene, non fa bene, cosa fa, non fa. Da buon scettico feci pure analisi del sangue, quindi insomma ero proprio uno di quelli rompicoglioni a tutti gli effetti quando si trattava di mettere nel proprio corpo qualcosa. Oggi so che ho fatto la scelta migliore della mia vita. Noi abbiamo speso non 130 euro del pacchetto base, come lo chiamiamo noi, no? Cioè premium e complete. Non c'erano le rate, non c'era la posta lì per fare le rate, non avevo carta di credito. Noi avevamo speso migliaia di euro, non vi dico perché, però insomma avevo speso un sacco di soldi, siamo arrivati a tirare quei prodotti a casa. Vi leggo tutta la situazione di come siamo arrivati a questa decisione. Fatto sta, tutti questi soldi spesi, Juice Plus ci portava a zero risultati, io sono andato a Londra per 4 mesi, quindi praticamente io ho finito tutti i soldi tra Juice Plus e l'esperienza con Dinese. Stefano non lavorava da mesi, facciamo gli eventi, quindi magari ti sposti, Stefano andava pure, veniva pure in Umbria, perché è dell'Umbria, per fare gli eventi, perché diciamo che tra Paolo e Stefano Duvalloni eventi erano soprattutto Roma e Umbria. Eventi, cose, arriviamo all'estate del 2013, senza risultati ancora, che arriva notizia brutta a casa di debiti e situazioni economiche disastrose, altra notizia brutta a casa, vabbè, a livello di salute della nostra madre. Io stavo a Londra, ho anticipato il volo per rientrare, eravamo a casa con debiti. Mia madre che andava in pensione, la liquidazione è sparita, per i debiti che rimanevano, situazioni negative, noi senza lavoro e Juice Plus con zero. Ora, come dice mia madre, ragazzi, attenti con i microfoni, anche una volta. Allora, semmai fallo te, chiudi tutti i microfoni. Chiudi i microfoni e nega proprio la possibilità di riaprirli. Così. Clicchi su partecipanti. Sì, dovrebbe lo fare, intanto io me lo riattivo, semmai. Detto questo, era una situazione drastica a livello sia emotivo, in famiglia in generale, noi per fortuna avevamo imparato un po' a il pensa positivo, no? Eravamo un po' positivi, sia quindi sia economica sia un po' emotivo. Detto questo, ci siamo trovati con mia madre che diceva, vabbè, cercatevi un lavoro serio, so che ti piace sta roba, però è meglio se andare a cercare un lavoretto, perché sapete, insomma, la situazione non è quella che è. Noi abbiamo avuto la forza, la convinzione, il credo, chiamatelo come volete, di dire a nostra madre, dacci tempo fino a dicembre, e a gennaio andiamo a cercare lavoro. Ora immaginate quando ci sono persone che vi sarà capitato, no? Mio marito è contro, gli amici mi dicono così, mia moglie no, beh, soprattutto marito, perché qua vedo tutte donne. Però insomma c'è sempre qualcuno contro, sempre qualcuno ci dice ma che stai a fa? Qual è la differenza tra una persona che ti dice ma che stai a fa e ha presa su di te, quindi influenza in qualche modo o no? La convinzione che hai te. Quindi noi c'avevamo nostra madre, che non era una di quelle proprio col fucile puntato, però ci diceva in modo carino, diciamo, ragazzi, andare a cercare un lavoro serio perché sta roba non è seria, questo era il concetto. E questo non ci ha influenzato a noi, perché noi avevamo un credo dentro forte, nonostante i non risultati, non è facile avere questo credo, magari l'ho costruito nel tempo, però noi ce l'avevamo. Lavorateci, perché è una cosa fondamentale, avendo questo credo e questa consapevolezza abbiamo detto, no, dacci tempo fino a dicembre e andiamo a lavorare. Ci siamo bruciati le navi, perché abbiamo detto, torneremo a lavorare anche se volevamo diventare milionari, eravamo ancora zero. Ci siamo bruciati le navi dandoci pure un tempo limite. Fatto sta che, vuoi o non vuoi, ora senza che entro in tutti i dettagli, il percorso, la conversion fatta all'inizio, eccetera, eccetera, 26 dicembre 2013, esattamente, quant'è? 5 giorni prima di gennaio, che saremmo dovuti andare a lavorare, primo cliente online. Da Miami, eravamo ospitati da Paolo in Italia, e fai il primo e capisci che abbiamo bloccato un meccanismo. Qui forse abbiamo trovato la miniera d'oro che cercavamo, no? Cioè fare clienti online. Se io penso a chi di voi è mamma, probabilmente alzate la mano la maggioranza, preferite fare i clienti online o andare in giro per strada a bussare alle porte e fare meeting come facevano Paolo e Stefano, per un cliente facevano i chilometri da Roma a Modena magari per un cliente che poi ti diceva di no. Quindi l'online è stata la svolta non solo per noi, perché ci permetteva di fare un'attività in modo più semplice e veloce, a parte che eravamo in America, ma in generale fare più semplice e veloce, perché comunque anche se noi avremmo avuto modo di camminare, andare in giro, bussare le porte e fare meeting, però ovviamente i soldi che risparmi a casa, il tempo che risparmi stando a casa, la velocità, la duplicazione, la semplicità. Queste cose ovviamente è una consapevolezza che oggi, all'inizio per noi era il primo cliente online, il primo significa che fa 2, poi 3, poi 10, poi 100. E così è, dal primo siamo arrivati a, nella mia organizzazione, a 4.000 e passa, in una Unstoppable Generation oltre 40.000 in 3 anni. Quindi diciamo che nella mia storia che avete visto, convinzione,
avevo capito che era importante prendere il prodotto, il credo che avevo in questa attività e in quello che volevo fare io, perché io non sapevo se sono in grado o non sono in grado, ma nemmeno Stefano, io ero un tecnico informatico, un nerdino di computer praticamente, quindi con comunicazione, parlare con le persone, social network, non capivo nulla. Stefano faceva il cameriere, studiava psicologia, quindi pure qua non c'entra nulla, psicologia forse sì, un po' nel rapporto con le persone, ma non è che studiava niente di particolare, di vendita, persuasione o cose del genere, erano persone normali. Oggi pure siamo persone normali, certo, con consapevolezze diverse, con risultati diversi, una vita diversa, un mindset diverso, però siamo persone normali. Cioè, come sono io oggi, se qualcuno mi vede, perché io lo dico non perché devo far figo, ma perché so che qualcuno lo pensa, perché mi è arrivato pure dal mio team, come mazza che bravo che sei, voglio diventare come te, non so se diventerò mai come te, sappiate che se voi fate un percorso simile, quindi vi date da fare, crescete, imparate, tendete sempre a migliorarvi, diventerete come o meglio di me, o meglio, piuttosto che paragonarsi, perché non serve mai a niente, diventerete la versione migliore di voi stessi. Anche se oggi vi vedete con mille paure, mille dubbi, ma non lo so, ma io sono timida, ma io ho le paure, ma io ho le ansie, fra 3 anni non ce l'avrete. Avrete consapevolezze diverse, se starete qua sul pezzo a fare azione e di conseguenza a crescere come persone, perché poi sto business è collegato. E quindi niente, diciamo che ecco, vi ho parlato della parte prima di Astropopo, la parte dopo Astropopo ve la faccio molto in breve. Azione, 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 crescita, miglioramento, adattamento, fai il video di formazione, fai il primo hangout, parla al primo evento sul palco davanti a 400 persone da CV e poi parla al secondo Barcellona, 5.000 persone in inglese, cioè mi tremavano le gambe quando qualcuno dice ma oggi sei bravo a parlare, mi sono buttato in mezzo alla mischia per imparare a parlare in pubblico o sul palco, no? Cosa mai qualcuno oggi dice non lo farò mai, ma chi te lo dice? Mai dire non lo farò mai, non sapete cosa può succedere, anzi se qualcuno ha talmente tanta paura di parlare sul palco vi garantisco non farà mai CNN, perché un CNM per male sul palco ci finisce, e quindi se avete paura di parlare sul palco non farete mai CNM. Levatevi questa paura e pensate che quando sarete CNM sarete in grado di parlare su quel palco, sarete in grado di gestire il tremolio della voce o di gestire il tremolio delle gambe, e se tremate ma chi se ne frega, ho visto sul palco persone parlare, ispirare migliaia di persone e magari tremavano perché ci stavo accanto e lo vedevo, però si sono buttate e si sono messe in gioco. Questa è un'altra caratteristica, buttarsi, mettersi in gioco, metterci la faccia su quello che facciamo. Se ci credi lo fai. E poi, ripeto, magari oggi non te lo senti, ma non parlare per il futuro. Puoi parlare del passato, non sono mai stata in grado di, non sono mai riuscita a fare questo, ma il futuro non lo sai. Quindi comincia a pensare in termini di, in futuro posso diventare così, possibilità. In futuro voglio diventare così, volontà, volere, voglio questo, voglio quell'altro. Cambiamento, trasformazione, quindi non mettetevi paletti da adesso basandovi su chi siete oggi, perché se io mi fossi basato su chi ero in passato io non stavo qua oggi, se fossi basato su un Andrea Orru del 2012, 11, 10 usciva con gli amici, beveva, si imbriacava, cazzeggiava, c'è stato su Facebook delle foto allucinanti di me dopo che mi sono ubriacato con una copertina leopardata addosso, mi hanno fatto una foto a tradimento, io post sbornia tipo strumato sulla porta, vabbè lasciamo perdere, quindi quello ero io, ragazzo dei 24 anni, 23 anni, che fanno oggi ragazzi questo? Oggi parlo sul palco davanti a 5.000 persone magari, parlo anche in inglese sul palco, mi rapporto con le persone, faccio un video e ci stanno migliaia di persone che mi guardano. Quindi non mi baso sul passato, mi baso sul futuro, molto più bello. Chi posso essere? Posso parlare davanti a 10.000 persone? Sì. Ok, sponsorizziamo le 100.000, magari 10.000 vengono alle mette e sono tutte le mie team. Per farvi capire un po' in modo molto diretto cosa significa. Non so se aggiungo qualcosa. Lo so, sono io. Porca miseria. Dico, ma questo quando lo spengono? Io voglio dire, la storia la raccontare Andrea, voglio dire una cosa importante, visto che qua l'audience è abbastanza al femminile, anzi se vado a guardare, oggi siamo beati tra le donne. Mi pare che siamo proprio beati tra le donne, non ci sta un uomo qui, poi dopo magari qualche uomo può dire ci sto anch'io, eppure lui è beato tra le donne, perché insomma... Una cosa importante, ha parlato Andrea... Adesso appunto migliorarsi, vedere, migliorare su se stessi, guardare se stessi invece che paragonarsi. Questa, appuntatevi questa cosa qui, perché per voi donne è importante. Parlo a voi donne, cioè parlo a te donna, perché
con le donne negli ultimi 3 anni ci abbiamo avuto a che fare, perché pure il nostro gruppo, ora grazie a qualcuno che si sta muovendo un po' con un po' di ragazzotti, il nostro gruppo pure è formato da tante donne, quindi noi abbiamo a che fare tutti i giorni con, chiamo Elisa, e mentre la chiamo ci sta Matilde che tipo fa scream, cioè che urla come una matta, sembra un film horror. Chiamo Rossella, uguale, chiamo Genia, uguale. Quando le incontriamo, che si uniscono i 3 figli delle nostre 3 CNM un po' più datate, poi ce l'abbiamo un po', ce l'abbiamo 12 datate, CNM, che noi so bene. Datate nel senso che hanno fatto prima CNM, si uniscono questi 3 bambini e diventa tipo una sorta, io scappo, tipo un tornado. Quindi piano piano abbiamo imparato anche a gestire un po' queste situazioni. E io so una cosa, e sicuramente verrete colpite tutte qua. Le donne hanno un problema, tra virgolette un problema, che è una situazione da risolvere, che si chiama autostima. E, scrivetevela questa, il killer dell'autostima è proprio il paragone. Il killer dell'autostima è proprio il paragone. Ora non toccherò tutte quante voi, magari qualcuna si sente una strafiga e fate pure dovete sentirvi così. Strafiga in generale, non fuori, non parlo di roba esterna. Parlo di come ti senti te, come ti senti dentro, come persona. Perché sta autostima del cazzo, possiamo dire parolacce? Sara, no, no. Cose, non, ci stanno i bambini. Questa autostima, benedettissimo, no. Questa autostima è fondamentale. Sembra una parola così un po' che viene abusata, si abusa questa parola autostima, ma l'autostima è fondamentale per fare questa attività. Perché se non ti piaci, se non ti ami, se non credi che puoi farcela, e quando c'hai poca autostima non credi che puoi farcela, se non credi che puoi andare avanti, se non credi che puoi trovare le risorse dentro di te, se non ti piaci quando ti guardi a quel benedetto specchio, e ripeto, non è solo una cosa esteriore, quando ti guardi allo specchio dentro, e pochi fanno questo esercizio di guardarsi allo specchio, se tutte queste cose sono in negativo, questa attività è dura. È dura. Quindi chi oggi qua dentro mi sta ascoltando e l'autostima ce l'ha un po' sotto le scarpe, come si dice, non è un problema, perché ce l'avevo anche io, ce l'aveva pure Andrea così, in maniera diversa sicuramente, sei donna, e anche Sara sicuramente ce l'aveva così, in una sua vita passata. Oggi in una sua vita futura, oggi Sara sta vivendo il suo futuro. Ok, l'ha anticipato, sta vivendo un'altra vita, Sara, ma sicuramente lo sapete perché ci parlate tutti i giorni, la conoscete meglio di come la conosciamo noi a livello di business. E poi vi racconto una storia di paragone, che c'entra Sara in questo paragone, tra l'altro, c'entra molto Sara. E quindi voglio dirvi, se voi continuate a paragonarvi con le persone, a dire io non sono come quella, io non ho le stesse capacità di quella, io non ho la stessa forza di quella ragazza là, non sono bella come quella, non sono brava come quella, questo business non fa per voi. Quindi cambiate queste modalità di pensiero, queste raccontarvi questa roba qua che non serve a nulla, e cominciate a raccontarvi cazzaro la figa, cazzaro nicchia, non ho qualche parolaccia, che figa quella là che sta facendo questi risultati, che forte che se la si sta impegnando, se lo fa lei lo posso fare anche io, se lo fa Sara, se lo fa Maria, se lo fa Pina, se lo fa Elisa, se lo fa Simona, se lo fa Daniela, se lo fa quello, quella, lo posso fare anche io. Questo è come è nato a Stoppable. Perché a Stoppable è nato non così a caso, ma è nato noi guardando i ragazzi inglesi. E mentre metà d'Europa guardava i ragazzi inglesi dicendo guarda questi ragazzi, chissà che segreto che hanno, chissà che cose che stanno facendo di strano, noi di Juice Plus, storici di Juice Plus, lavoriamo con i clienti, chissà quanto durerà per questi ragazzi. La maggior parte pensava questo. Noi fortunatamente abbiamo avuto Paolo, che la prima cosa che ci ha trasmesso è stata, ragazzi, di vedere quelli là, se lo fanno loro, lo facciamo anche noi. Se lo fanno loro, lo facciamo anche noi. Però vi racconto come sono arrivato a questa consapevolezza insieme a Andrea sul paragone, su quanto il paragone sia distruttivo. È stato grazie o per colpa proprio tua, Sara. Che non so se lo sapete, Sara è stata una delle storie incredibili di questo business. L'avete vista alla bootcamp. Chi non c'era, mi dispiace, mi siete persi non solo una vostra upline che ha fatto un intervento da paura, ma mi siete persi un evento da paura. Chi è arrivato dopo il bootcamp, prenotate per il prossimo. Adesso a breve dovranno uscire varie cose. Intanto c'è Valencia, se non avete prenotato potete venire, ci sono le convention. Sono pochi eventi l'anno, ma venite perché sono importanti. Ma perché vi dico questo? Perché sarà una delle storie incredibili. Io mi ricordo, era il Club 100 di Paolo,
perché Sara si è entrata nel 2014, vero? Verso agosto 2014. Club 100 di Paolo, festa di Club 100 di Paolo, parlo con Claudia Campagnacci, che è un'altra play nostra, mi fa, sai, mi sta partendo una gamba forte. Ah, figo, chi è? Si chiama Sara Set su Facebook. Ah, che fa? Beh, mo deve fare DDS. DDS, mo, la gamba forte, mo DDS. Da quel giorno abbiamo parlato per settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, per 6 mesi di Sara Settimi. Io andrei a parlare solo di Sara Settimi. Perché lei, tu mi pare, in sette mesi hai fatto executive. In 7-8 mesi, o quello che è, insomma, non importa, ha fatto una qualifica al mese. Io e Andrea ci siamo mangiati le mani. Io già lo dissi a Sara, so che te l'ho detto. Siamo stati a mangiarci le mani, perché? Perché guardavamo Sara e ci paragonavamo, dicevamo, cavolo, ma come fa? È una qualifica, è un'altra qualifica. E poi c'avevamo il nostro team, ma come fa quella? E noi non sapevamo rispondere. Che dicevamo? Ci paragonavamo, noi siamo stati fermi per 5-6 mesi che fatturavi, più o meno fermi, perché abbiamo iniziato a paragonarci invece di ispirarci, cosa che avevamo fatto un anno prima. Vedere che una volta uno impara una cosa, poi si può ricadere in un errore. Da lì abbiamo capito una cosa, basta paragonarsi, non serve a nulla. Quindi in realtà quando ti ho detto che è una cosa di voi donne, in realtà è anche una cosa di noi uomini. Io sono un po' donna. Forse sono un po' donna io, non lo so. E qua cascano gli altarini. Però per me è stato un momento di crescita importante. Sara gliel'aveva accennato forse tempo fa, magari qualcosa se lo ricordava. Per noi Sara è stato un momento di crescita importante, perché ha fatto una qualifica al mese, quindi dovete essere tutto orgogliosi della Venapply, non voglio dire tutto, ma soprattutto perché ci ha fatto rosicare. E quando uno rosica, c'hai due opzioni, o continui a rosicare, o smetti di rosicare e cominci a ispirarti. Dici, cavolo, se lo fa lei, lo posso fare pure io. Se lo fa lei, lo possono fare anche le persone del mio team. E da lì c'è stato un momento di crisi, però dalla crisi, quindi se ognuna di voi è passata attraverso una crisi o sta passando attraverso una crisi, perché può capitare di qualsiasi tipo, non riesco a fare la qualifica, va bene, perché il momento di crisi, ora non so se è vero o no, ma io questa verità l'ho comprata, pare che crisi in cinese, l'ideogramma, insomma, come si chiamano le lettere cinesi, significa due cose, crisi e opportunità. C'ha due parti che compongono queste due parole. Questa non so se è la verità, lo potete cercare pure su internet. Se sia che è vero o che è falso, non mi interessa, a me piace, io mi compro questa verità. Quindi crisi, dietro la crisi c'è sempre anche un'opportunità. Per noi sarà un'opportunità di crescita, per voi sarà la stessa cosa. Quando incontrerete una crisi, come Sara ha incontrato pure le sue crisi, perché ha fatto una politica al mese, poi si è bloccata, oddio, sicuramente hanno pensato, oddio, adesso che faccio? Sono ferma, 150 ne fatturato. E dal momento lì si è trovata una sua opportunità e è scattata a livello successivo. Poi è arrivato il club 39, poi è arrivato il club 50, il 100. Oggi è una delle più forti in tutta la sua generation, perché le sue crisi sono diventate i suoi momenti di crescita e di forza. E questo, io con questa roba qua, ho risposto alla domanda cosa è per me, per noi a Stop. Perché oltre ad essere un team, oltre ad essere l'opportunità di aiutare le persone, oltre ad essere l'opportunità di vedere le persone cambiare, perché Sara io l'ho conosciuta che era all'inizio, più o meno, oltre al fatto che rosicavamo, però abbiamo conosciuta che era all'inizio. Ora non so se ricordo bene tutto quanto, tu lavoravi con tuo marito dentro un negozio, giusto? Io l'ho sentita parlare Sara ai primi eventi, ovviamente una cosa. Ho sentito parlare, magari, ma l'ho sentita raccontare le sue storie da parte dell'upline. Oggi Sara è una persona completamente diversa. E non è solo quello che guadagna Sara. Aspetta, ragazzi, attento ai microfoni. Sara, tanto io lo riattivo. Fallo tu, ammodulisci te tutte quante. E poi noi grazie. Perché sennò non riesco a trovarlo. Vai. Fatto, vai. Ok. Dicevo, crisi, opportunità, poi c'è stato rumore, e dopo rumore? Cambiamento. Cambiamento, ok, ecco, sentivo le storie, io oggi vedo Sara, come Sara vedo la stessa Claudia, vedo lo stesso Stefano, vedo me, però per non parlare di me, vedo Elisa Tema nel mio team, vedo Lorenzo Cicero, vedo chi ha ottenuto dei risultati. Io non vedo persone che stanno guadagnando di più, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50 milioni al mese. Io vedo persone che sono completamente ribaltate. Per me la sua popolo è questo, persone completamente ribaltate. Persone che oggi, in un mondo, tra virgolette, chiamiamolo normale, hanno un lavoro normale, una vita normale, pensieri normali,
e domani, ovviamente l'oggi è il punto A, il domani è il punto B, quindi può passare un anno, due o tre, dipende da voi, anche quattro, sono persone con una visione diversa, con un pensiero diverso, con un atteggiamento diverso, ma non per far due spicci vendendo quattro cazzolette, ma nella vita, per me la Unstoppable è questa, la Unstoppable è la più grande opportunità per cambiare la vita, fisicamente, mentalmente e finanziariamente. Ma mentalmente sta in mezzo, non perché ci è capitato per sbaglio, perché mentalmente è connesso con fisicamente e connesso con finanziariamente, perché io vi sfido ognuna di voi a dirmi se non è così quello che sto per dirvi. Ogni vostra cliente come voi, il primo cambiamento che hanno fatto è stato mentale. Le vostre clienti che hanno perso peso, le vostre clienti che hanno comprato la vostra storia, che hanno comprato voi, non hanno fatto il cambiamento di perdere 3-4 kg, sono più figa, sono più bella, mentre nei jeans la taglia meno, mio marito mi guarda invece di guardare dall'altra, eccetera, eccetera. Il cambiamento è stato prima di tutto mentale. Idem per le vostre distributrici, chi di voi ha già un team, Sara lo sa sicuramente perché ha un team esteso, le persone del team di Sara che hanno avuto più risultati non hanno fatto il cambiamento che hanno 2.000 euro al mese in più e possono comprarsi le unghie finte ogni volta che vogliono, o la macchina, o quello che vi pare. Il cambiamento è stato mentale, mentale. A Unstoppable Generation significa cambiamento. Il nome è generazione inarrestabile perché per poter cambiare non te devi mai fermare, perché l'unica realtà che c'è oggi, la vera realtà, è che il cambiamento c'è, e l'ho detto pure al bootcamp, il cambiamento c'è, sei tu che fai la differenza per portare questo cambiamento a un miglioramento o no. Ma se stai fermo, se ti fermi così e aspetti che il mondo cambia, tu sei vittima del cambiamento. Se invece ti muovi, ti dai da fare, tu potresti essere e puoi diventare l'artefice del cambiamento tuo. E come diceva Gandhi, per cambiare il mondo devi cambiare te stesso. Quindi se cambi te stesso, meglio te stesso, puoi cambiare anche qualcun altro. Oggi lo facciamo con un'attività di business, un domani potrà essere con una buona parola data a una persona, dopodomani potrà essere aiutando un altro, facendo un po' di beneficenza, facendo volontariato, quello che ti pare. Ma se cambi tu, cambiano anche le persone che ti stanno intorno. Questo è Unstoppable Generation. Assolutamente d'accordo. Unstoppable Generation, ovviamente, in Unstoppable Generation è incluso Juice Plus, è incluso il network marketing con un modello di business, no? Un modello di business amato e odiato, perché purtroppo, essendo un business di persone, per fortuna purtroppo, c'è chi lavora male e quindi poi ci stanno tante dicerie intorno. Poi la gente ama tanto le cose negative, quindi poi magari vi saranno arrivati, ma che stai a fare, le piramidi, queste cose qua dell'antico Egitto, non so perché parlano dell'Egitto le persone, però insomma parlano tutta sta roba qua egiziana, e quindi vi saranno arrivati tutti questi commenti negativi, eccetera. Unstoppable Generation, il network marketing, Juice Plus, che nonostante ci sia ormai da, come prodotto dal 93, è comunque tutt'oggi innovativo come prodotto, come concetto, no? Cioè frutta e verdura dentro una capsula, non è estrazione di vitamine, sali, minerali, è frutta e verdura dentro una capsula, è una rivoluzione, è un po' una rivoluzione che non mi interessa se sarà la rivoluzione scritta nei libri di storia e quindi mio figlio leggerà, la rivoluzione culturale a Unstoppable Generation con Andrea Urru, e quindi sarà mio figlio, papà, ci sei detto, non sai che cazzo di sta roba, però è una rivoluzione, ti immagini una cosa del genere, no? Beh, rivoluzione culturale nelle persone, cioè per me è stato così, io ripeto, fino a 4 anni fa ero un ragazzo normale con pensieri normali, oggi sono un ragazzo normale con pensieri fuori dal normale, e questo è quello che possiamo fare tutti, perché cambiare i pensieri è una cosa che possiamo fare tutti, cambiare il modo in cui siamo è una cosa che possiamo fare tutti. Anche se oggi ci sentiamo inadeguati, ho appena iniziato, non ci ho capito niente. Io lo sto dicendo, ovviamente ho un pubblico qua di 85 persone, se non di più. È ovvio che sto parlando in generale, no? Cioè, se c'è una persona che fa questa attività da tempo, magari ha già queste consapevolezze, magari no. Se c'è una persona che sta in attività da ieri, non le ha e quindi le sta prendendo ora. Quindi è ovvio che prendete tutto, ognuno in base alla situazione in cui siete. Quindi adattatevi alla vostra situazione, sono cose che vi ritroverete nel tempo. No, volevo fare una domanda a Sara. Ti è piaciuto essere il nostro momento di crisi? È un onore. È vero però, eh? Non me ne sono accorta, che avevo da fare. Non me ne sono accorta. È rifocalizzata proprio. Ecco, vedi, il bello è ecco, Sara. Non è, mo, scherzando la battuta, però calza a pinello. Non me ne sono accorta, io mi sono data da fare. Lei aveva un filtro perché? E cosa faceva? Cioè, qual è la differenza che fa la differenza in questa attività? Non è
chi sei, se sai, se hai creato i video formativi o gli script, se sei bravo a comunicare, se hai esperienze nel settore commerciale o nella vendita. Sara faceva una cosa completamente diversa da noi, persona completamente diversa da noi, vive in un paese piuttosto che in una città, cioè ha fatto, non so che scuola hai fatto, insomma, completamente diversi, età diversa, mamma, e faceva risultati più veloci di noi. Cioè è vero che oggi noi fatturiamo 1 milione di euro al mese e Sara ci arriverà magari fra, non so, tu stai a 300.000, no, 500, quanto stai? 400. 400.000 li fatturavo mi sa a fine 2015, entro fine anno, massimo gennaio, febbraio 2017 fa 1 milione. Quindi ecco, a sto 1 milione ci arriverà anche te, è vero, la differenza è tutto, ma quello che fa la differenza oggi, e sarà detto con una battuta, è l'azione costante tutti i giorni. L'azione qual è? Attenzione, perché poi entro un po' tra virgolette nel tecnico. Non è parlare, fare i post, per qualcuno che sta parlando. Non è fare il post su Facebook, fare l'inserzione, funziona o non funziona. L'azione è parlare con le persone. Quindi significa che se io non sto parlando con le persone, non sto facendo l'attività. Se io sto parlando con le persone, va bene. Se io voglio parlare con più persone, cosa devo fare? Più post, inserzione, interagisco nei gruppi, interagisco nei profili, vado per strada, lancio a, non so, Juice Plus alla gente, infilo le barrette in bocca, inizia, tiro le capsule in testa a mini nipote, non mi frega niente qual è il modo in cui lo fate, ovviamente sto scherzando, ma che sia travestite da capsula, esatto, cioè qualsiasi cosa per generare contatti va bene, ovviamente a parte le battute idiote di questo soggetto che adesso vediamo, ma a parte gli scherzi, che siano cose sempre etiche nel rispetto delle persone e anche della strategia, è ovvio, ma qualsiasi cosa che vi serve per generare contatti non è un'azione che ok, sto a posto, ho fatto le azioni. È un qualcosa che serve per arrivare all'azione che è l'azione producente reddito, parlare con le persone. Quindi ricordate, se non state parlando con le persone, c'è qualcosa che non va. Potrei fare pure 1000 post. Se io faccio 1000 post e parlo con 0 persone, è come se non avessi fatto un calcolo. Quindi, ovviamente, 1000 post va bene, vuol dire che dell'azione la sto facendo, ma non è abbastanza. Magari sono sfigata, e quindi lassù hanno deciso che io 3 post al giorno non bastano, ne devo fare 1200, ne faccio 1200, cavolo, per arrivare a parlare con le persone. Questo è fondamentale, se non c'è il parlare con le persone non stai facendo niente. Esatto. Poi, io so, perché alla fine volevi un po' di tutto, abbiamo parlato un po' di tutto in realtà, quindi abbiamo, nella nostra storia c'è tutto. Dai, qualcuno c'è qualche domanda, magari se qualcuno vuole fare qualche domanda, non so, io darei spazio tipo a 3 domande, perché poi dipende, non è che le domande rispondiamo sì o no. I più coraggiosi, io in genere quando faccio questa domanda, chi è che ha una domanda? Nessuno ha il microfono, invece chi ce l'ha? Adesso aprite il microfono. A me me l'hanno scritta in privato, però vorrei le facciamo loro. Le come fare? È uguale. La cosa più bella, se ce l'hai scritta in privato, va bene. Se ce l'hai scritta, magari fa le tre più importanti. Se vuoi dirci anche chi è che l'ha scritta, se non vogliono dire tipo distributori anonimi. Allora, la domanda questa è di Eleonora. Essendo molto esperta di alimentazione, le persone che seguono il programma con me mi prendono tipo guru. E poi non entrano in attività perché credono di dover essere esperte come me. Devo nascondere la mia esperienza? Come faccio a far percepire che è un'attività per tutti? Allora, io ti dico la mia, però magari Stefano dice la sua. Per me, certamente, ecco, questo lo dice anche spesso Marco Marinangeli, anche, no? Lui personal trainer, eccetera. Finché faceva l'esperto non era duplicabile. Quando ha smesso di farlo è diventato duplicabile. Come si può fare? Ti do quello che mi viene in mente adesso, che poi è quello che magari mi chiedo di dire al mio team. Per smettere di fare esperto ci sono poche cose da fare. La prima è utilizzare gli strumenti. Quindi ci cuciamo la bocca. Cioè, il che significa non è che smetto di parlare della mia esperienza, ma uso gli strumenti. Quindi, sto parlando di Juice Plus, non do il punto di vista, non so se chi parla è nutrizionista o medico. Comunque non sono, se sono, ok, quello che è, io sono un nutrizionista, un medico, un personal trainer, non do il mio punto di vista da esperto, quindi guarda, io da nutrizionista ti posso dire che questo, no, via. Come facciamo le chat con i clienti?
domande, mi interesso alla persona, spiego il programma, è questo, spiego, vado a concludere, spiego i prodotti con gli script, con le immagini, come mi pare, con i video, e sono questi, e poi vado in chiusura, punto. Cioè, questo, usare gli strumenti è il miglior modo per far capire che è semplice, in modo che è ovvio che le persone ti faranno comunque l'obiezione, ma tu sei medico, tu sei nutrizionista, tu sei personal trainer, perché lo faranno, perché lo sanno, perché magari gliel'hai detto, ma se tu hai usato gli strumenti, basta una rispostina. Certo, sono del settore, ma se hai visto quello che abbiamo fatto io e te insieme, ti ho mostrato un gruppo, ti ho fatto 2 o 3 domande, ti ho fatto vedere dei video, ti ho fatto vedere cos'è il programma e alla fine ti ho mostrato i pacchetti, i prodotti, eccetera. Ti sembra difficile da fare? Considerando che ci sono migliaia di persone e te le mostrerò a breve nel gruppo di supporto del business, piuttosto che te le ho già mostrate nel gruppo business, che lo fanno, gli esperti, come magari mi stai definendo te, siamo in pochi. Se vedi, là dentro ci sono persone che fanno la differenza senza essere esperti, perché ciò che conta non è essere esperti nutrizionisti, medici o personal trainer, ma ciò che conta è avere voglia di cambiare, conoscere e usare il prodotto e avere voglia di condividerlo con le persone, punto. Cioè, però è ovvio che se io dico questo, devo essere forte dal fatto che ho fatto una chat, business o prodotto, dove utilizzo gli strumenti. Faccio un esempio, poi chiudo, passo la palla a Stefano. Oggi sto facendo una chat a 3, con una persona, una ragazza appena entrata, che ha coinvolto già una ragazza, e faccio una chat a 3. E poi quest'altra ragazza mi fa a me in privato, mi dice: Andrea, non è che stai usando troppi video? Perché con lei non ho usato di meno. Anzi, è stata una chat proprio completamente diversa, cioè fuori dagli schemi, infatti, tra virgolette, non pubblicabile. Io ho detto: guarda, con te non ho usato tutti i video perché è stata una chat un po' diversa, gli ho proprio detto. Però guarda bene la chat che ho fatto con lei. A parte che lei è entusiasta dei video, li sta vedendo, li guarda, ma guarda attentamente cosa ci sarà dopo. Lei oggi ha in mano gli strumenti che io ho utilizzato. Quindi se in futuro lei deve fare una chat business e io non ci sto perché sono morto, te non ci stai perché stai al mare, quell'altra non c'è perché sta male, lei che farà? Se io avessi fatto una chat basata sulla mia esperienza, perché lo posso fare, i video li ho fatti io, posso pure parlare a manetta in chat e chiudere tutti, se ho usato gli strumenti, lei userà gli strumenti. Se lei invece percepiva che, vabbè, ma tu Andrea lo fai da 4 anni, 4 anni, 25.000 al mese, fatto 1 milione, sei bravo, io no, non avrebbe duplicato niente. Se io uso gli strumenti e lei mi fa anche una sola obiezione, ma tu sei bravo, come faccio io? Io gli rispondo: sì, sono bravo, ma guarda che ho fatto, sono bravo a usare gli strumenti. Ti sembra difficile invitare al gruppo, mostrare un video, mostrare un altro video, interessarti alla persona, fare 2 o 3 domande e poi andare in chiusura? Ovvio che la persona mi dice di no. Quindi questo è il miglior modo per non passare per esperto. Io penso che hai risposto, ma se poi dico qualcosa. Un'altra cosa, secondo me, semplice, semplice. Per esempio, magari qualcuno vi dirà: ah, ma tu perché tu sei una professionista, sei troppo brava, sei qua, di là, mi è modo, tu devi dire: guarda, io sono bravo perché mi piace, mi interessa questo argomento. Sappi che se inizi con me sei fortunata, proprio perché io posso aiutarti a capire meglio le cose come funzionano. Questa potrebbe essere una risposta: se ti posso aiutare meglio, ma sappi che ci sono questi strumenti qui. Un'altra cosa importante, secondo me, soprattutto per quanto riguarda l'attività, una volta che volete portare in attività, fate fare una chat a 3. Anche se avete magari già magari un risultato e sapete farle da sole, chat a 3. Prendete una terza persona e la mettete in chat, quello è lo strumento migliore che potete utilizzare, perché vi levate di mezzo e usate la storia di un'altra persona. Questa, secondo me, è la cosa proprio, uno dei consigli che posso darvi in maniera più facile da utilizzare domani. Altra domanda? Allora, non so se c'è qualcuno, io vi voglio fare una domanda intanto che loro si organizzano. Ovviamente quando una persona entra in attività diamo il gruppo istruzioni, no? Il sito per l'iscrizione, eccetera, eccetera. A livello non motivazionale, ma proprio di presentazione di questa attività, no? Sei entrato oggi, quindi tu oggi che cosa dite alla ragazza o al ragazzo che entra oggi? A livello di attitudine, a livello di semplicità, no? Poi ha tutti gli strumenti, ok, però penso che un piccolo preambolino, no? Insomma, qualcosa gli dite. Io sì, dipende, posso fare varie cose, posso pure fare una chiamata. Una volta che uno ha iniziato, io non parlo quasi, penso, 9,9 miliardi di volte su 10, non vado al telefono, vado dopo, semmai, con mio diretto. Quindi posso lasciare una telefonata oppure mando gli audio, mando 2 o 3 audio, 4 audio, 5 audio su Facebook. L'ho fatto proprio
ora, l'ho fatto proprio adesso, prima di venire qua in su un colloquio con un nuovo incaricato, io riracconto la mia storia, magari dico qualcosa che non ho detto durante la chat in maniera un po' più precisa. A questo ragazzo gli ho parlato anche di quello che sono i risultati numerici, perché io quando sponsorizzo io non posso dire, ah sai, io faccio un milione di fatturato, non lo dico quasi mai, perché la gente si spaventa, uso gli strumenti. Uno magari pensa, dici, cazzo Raola, ma te fai un botto nei numeri, puoi dire, fa pure figo, dici guadagno questo, faccio questo. No, non fa figo per niente, anzi, mette l'altra persona in un senso di paura spesso. Dipende chi c'ho davanti, ovviamente. Quindi gli ho ridetto queste cose qua, gli ero numerico, che non gliele avevo dette prima, cosa più importante. Quindi riracconto la mia storia in versione training. Ho iniziato, ho fatto questo, ho avuto questa paura, ho avuto questa paura, l'ho superata in breve. Cosa importante, poi dico guarda, ti darò appunto questi strumenti, gli faccio una sintesi dei gruppi, c'è il gruppo soluzioni, poi voi avete il gruppo vostro magari di team, noi pure ce l'abbiamo, e poi sono i gruppi prodotto e business, quelli li spiego benissimo, per me, cioè, gli dico proprio, la cosa fondamentale, la strategia si basa su due cose, l'utilizzo del gruppo business e il gruppo clienti, come io ho fatto con te, hai visto le storie, perché nelle storie le persone si riconoscono, spiego due cosette veloci, cosa che gli verrà ribadita nell'area formativa ovviamente, però lo ridico, dico che per me se tu mi chiedessi il segreto della vostra strategia, se ce ne fosse uno, non ce n'è uno solo, perché poi in realtà sono tante cose interconnesse, sono sti gruppi, come vengono tenuti da noi e come vengono utilizzati con le persone, questo è proprio fondamentale. E poi gli metto faccio una sorta di se può chiamare come mi pare, cornice d'accordo, un accordo, gli dico guarda, adesso ci sta una cosa sola da fare, azione, ti studi due o tre cosette, ti segni tutte le domande che ti vengono, tutte, anche quelle che pensi siano stupide, e domani, vi do domani o dopodomani, sono 24-48 ore, mi scrivi le domande che hai, perché se non risolviamo subito le domande è inutile che andiamo avanti, se tu ti tieni le domande perché ti vergogni di parlare con me, non ci siamo capiti, quindi mi fai tutte le domande, così creiamo tutti i dubbi iniziali, perché giusto, sono informazioni nuove, se cominciamo a vedere il KISS e come si fa la chat, sono cose che non sanno magari, no? Quindi ci hanno delle domande, gli rispondo a tutte le domande quando servirà e poi si procede ovviamente a fare azioni. E poi dico una cosa fondamentale, la dico sempre, adesso se non prendi i prodotti perché magari non è cliente, gli dico prendi i prodotti, se prendi i prodotti perché è cliente non lo dico perché già lo so che li prende, se non li prende dico questo, l'ho detto oggi e l'ho detto due volte e da adesso in poi lo continuerò a dire sempre, dico se tu adesso non mi fai vedere che prendi i prodotti, fra una settimana, se ancora non hai mangiato i prodotti, io e te smettiamo di parlare, perché per me è fondamentale che tu prendi, io proprio dico così, l'hai comprati, non è che l'hai comprati per scaldare la sedia o metterti sul tavolino, l'hai comprati per mangiarli, che se non li mangi siamo proprio out, io e te non si parla, lo dico proprio da una settimana. E un'altra cosa fondamentale, spero ve le siete segnate queste cose, da adesso in poi dovrai scrivermi, dovrai rompermi le scatole, perché se non lo fai, queste sono le testuali parole che dico, se non lo fai e non mi scrivi, per me vuol dire due cose. O che stai ottenendo super risultati e quindi non hai bisogno di me perché sei super brava o super bravo, oppure che non stai facendo niente. 10 volte su 10 non stai facendo niente. Quindi scrivimi, perché se non mi scrivi non sono io che ti vengo a cercare. Io ti posso venire a cercare ogni tanto, sappi che sono impegnato, c'ho da fare. Io li cerco i miei distributori diretti, i miei diretti li cerco. Ti faccio follow up, ti scrivo, come va, come non va. Però ovviamente se vedo che dall'altra parte loro, dopo un po' non ci stanno messaggi, non ci stanno domande, io glielo faccio capire che non sa da fare. Perché se tu non mi scrivi, può essere perché te vergogna, perché la gente si vergogna. Non si vergogna di parlare con me, o con Andrea. Ma di che? Cioè non è che io sono cattivo, eh? Beh, si vergognano e hanno paura, penso di disturbarti, quando mi fanno così, questo è il post paura, c'ho paura che ti disturbo, ok? Sappi una cosa, che se tu hai paura, mentre tu hai le paure di disturbarmi, qualcun altro c'ha la faccia come il beep, mi disturba e sta ottenendo risultati, quindi... Datela fa, scrivimi, se non ti rispondo subito ti rispondo dopo un'ora, se non ti rispondo dopo un'ora ti rispondo dopo un'ora. Io lo dico questo per un semplice motivo, perché ai miei diretti, non alle linee delle linee delle linee, che rispondo più o meno a tutti quando riesco, però ho delle priorità, ai miei diretti hanno la priorità su tutti, quindi lo sanno e lo vedono che quando loro scrivono io rispondo.
quindi loro lo vedranno dove c'è. Io a parole dopo rispondo con i fatti, non è che dico ti rispondo e poi in realtà cazzeggio, a parole rispondo con i fatti. Io aggiungo una cosa in realtà, perché poi ognuno si adatta in base anche a chi c'ha davanti. Oggi come oggi ho imparato anche facilmente a riconoscere le persone, mi adatto abbastanza facilmente, però prima cercavo di essere un po' più standard, no? Quando impari, sponsorizzi le persone, dici standardizziamo dei processi, in realtà semplicemente lo facevo proprio standard, l'ho imparato da GoPro di Eric Corri. Congratulazioni per aver iniziato, da adesso un po' la tua vita può cambiare se facciamo le cose giuste, io sto qua per aiutarti. Sappi che mi devi scrivere, perché io la mia vita la sto cambiando, se ho risultati comunque ho già scelto di cambiare e sto facendo quello che serve. Tu inizi adesso e vuoi migliorare e cambiare, quindi scrivimi senza problemi, quindi il concetto che ha detto Stefano. Ti darò accesso all'area formativa, sappiate, questo metto una parentesi, non so se Sara già lo sai, però stiamo lavorando su una startup nuova, quindi una cosa un po' più snella e rapida, poi adesso tanto la... in realtà... A breve... Insomma, a breve la metteremo noi in costruzione, la daremo a tutti i CNM, quindi poi ve la passerà Sara, e stiamo in fase di test adesso. Quindi comunque cioè, la startup, l'area formativa, quello che è, perché un tempo non c'era l'area formativa, davo due file e un video, quindi quello che do, quello che c'è al momento, quindi ti fornirò quello che ti serve per fare tutto. L'unica cosa che faccio, che su cui ricalco molto, è i gruppi, la inserisco nei gruppi e gli dico con un audio, magari, anche se poi lo spieghiamo pure nella formazione, però con un audio gli dico guarda, ti inserisco in questi gruppi in cui questo è il gruppo clienti, ovvio che se è cliente già lo sa, se è cliente già lo sa, intendi quattro, questo è il gruppo business, si usa per questo, questo e questo, questo è il gruppo istruzioni, si usa per questo, questo e questo, noi abbiamo l'esterno, il gruppo team del nostro team, non so se ce l'hai pure te Sara, col tuo team e basta, quindi vi spiego un po' le funzioni dei gruppi e gli dico che sono fondamentali, sono gli strumenti che non devono mancare mai, in modo che c'ha subito, ok, gruppi importanti. Perché se mette gente nel gruppo non si sbaglia, cioè fa una cosa sicuramente giusta. E poi niente, dopo formazione, quindi qualunque cosa sia, contattami, ti guardi un video hai bisogno, scrivimi, segnati le domande e lì vedi subito, tanto c'è sta la maggioranza delle persone, sappiate, non è che facendo sta cosa io tutti producono, anzi, la maggioranza delle persone sappiate che non farà quello che dite di fare, ma non importa, quello che conta è chi ha voglia di fare. Nel tempo imparerete a comportarvi sempre meglio anche con chi magari è un po' demotivato, eccetera, eccetera. Ma voi poi focus ovviamente su chi ci sta, chi vi segue. Vi dite di fare A e fa A, vi dite di fare B e fa B, no? Fai A e fa Z. Fai A, fai A. Ma non perché sono il tuo capo, perché se io l'ho fatto e ha funzionato, oppure se a me hanno detto di farlo e ha funzionato, fallo anche te. Quindi questo è un po' il concetto. E se noi c'è spazio ancora un'altra domanda. Sì, passate 40 minuti, sì. Allora anche due domande. Dai, io penso, vediamo com'è, insomma, una o due, a seconda di quanto è lunga la risposta nostra. Non so adesso, io ce n'ho un'altra, ma non so, ragazze, volete dire qualcuno? Se qualcuno vuole parlare del microfono. Moni, sì, ho quella là dei... Vai, Moni, vai. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, piacere tenervi qui con noi. Allora, ho conosciuto Stefano nell'incontro che avete fatto con il team della Puglia l'estate scorsa, che andavate in matrimonio. All'epoca mi avevi raccontato che anche tu avevi fatto un tot, non mi ricordo adesso il numero, di DDS, e di quel tot di DDS pochissime persone ti facevano la riconferma, quindi capitava logicamente anche a voi questa realtà. Io voglio capire, voi che atteggiamento avete? Cioè, voi motivate, lasciate fare, siete di quelle che dite io ti do la macchina, vai da solo, cioè un po' avete risposto adesso, non quello che avete detto, però voglio capire appunto e l'atteggiamento che avete, perché tutte quante vogliamo, no? Che il nostro team voli, che il nostro team cresca. Spesso delle volte però le persone si fermano. Quindi voi cosa fate di concreto? Ma di base, più o meno abbiamo detto, io sono dell'idea in generale di darti la macchina, perché ci sta più o meno tutto, e fartela guidare e vedere un attimo come la guidi. Capito? Però ovviamente io ci sto. Allo stesso tempo mi adatto, perché se dall'altra parte vedo che c'è una persona che se io dico A fa Z, io dopo un po' mi stufo. Ovviamente chi non fa la riconferma, chi non fa il risultato sperato, chi arranca, sì, è bello, io capisco quello che dice, è bello dire vorremmo che tutto il nostro team faccia risultati. Io vi dico una cosa molto reale adesso, e purtroppo è la verità, purtroppo tra virgolette, 5%, il 5% della popolazione mondiale è la parte della popolazione che ha voglia di farsi il mazzo. Quindi, partendo da questo presupposto, purtroppo possiamo impegnarci, motivare, stare lì a raccontare tutto e di più,
ma sappiate che su 100 persone, 500 indicativo, però una piccola percentuale sono quelle che veramente si vogliono dare da fare. Un'altra parte becca i 500 euro, si accontenta, si ferma, si accontenta di 500 euro al mese, quindi resta di DS o CV. Un'altra parte invece molla dopo una settimana. È normale, quindi dobbiamo tra virgolette passare attraverso questi numeri e capire davanti a noi chi ci abbiamo, perché quando ci abbiamo quello che ci ha voluto di fare, lo capiamo, perché fa domande, scrive, rompe le scatole e fa azioni. Io aggiungo due cose che secondo me sono importanti in questo caso. La prima, che è la più importante, è trasmettere la visione. Quindi se io trasmetto la visione giusta e lo faccio raccontando le storie, essendo coerente, trasmettere la visione non è solo parlare, non è, no, perché io cambierò la mia vita e poi dopo magari su Facebook faccio un post a settimana, non voglio fare niente, no? Quindi ovvio che la visione deve essere coerente con le azioni. Ogni cosa che diciamo deve essere coerente con le azioni, se no tutto ciò si perde e quindi le persone lo vedono. Possiamo stare pure dietro sto cellulare, le persone lo vedono se siamo coerenti o no, le persone lo vedono se mangiamo giusto o no, le persone lo vedono se io faccio azione o no, le persone lo vedono se ti dico inserisci fino all'ultimo giorno e io sono quella che mi tengo da parte l'ordine perché così magari faccio il DDS il mese prossimo. Le persone vedono tutto, energeticamente parlando, non mi frega niente come fanno a saperlo, ma lo sanno, lo percepiscono. E se non lo percepiscono, lo percepite voi. Perché quando non siete coerenti, avete una spaccatura dentro, piccole crepe che si creano. Ho comprato la borsa nuova grazie alla mia attività, magari ho fatto DD, io ti vedo, dico, minchia, ma che borsa è? Louis Vuitton? Quanto ti paga questa azienda se ti compri Louis Vuitton con il DD? Ma io li prendo dall'orecchio e li rimbalzo. Ho visto queste cose, ho detto, che stai a fare? Vabbè, magari sponsorizzo, no. Perché quando arriva la persona nel tuo team e vede che tu ancora devi fare DDS, o anche se non lo vede, lo sente, tu comunque hai una spaccatura dentro che sai di essere un raccontacazzate. Cavolate, minchiettina, non so se posso dire parolacce, non mi frega niente. Quindi, quando trasmetti la visione di coerenza, e ripeto, le storie funzionano sempre, quindi impariamo a raccontare storie. C'ho un dubbio, la persona mi dice, c'ho sta paura? Oh, te capisco, lo sai che una volta ho sentito la storia di... Barabam, barabam, barabam. Quindi, oppure, non so fare questo, oh, lo sai che c'è sta storia di... Oh, non ho riconfermato, sono demotivata, lo sai che racconto la storia di... Con le storie non sbagliate mai. Come fate a sapere le storie? Gruppo a Stop Auto Generation, eventi. È l'unico modo per ricordarsi le storie che rimangono impresse. Quindi visione, prima di tutto. Ripeto, non è che funziona al 100%, ma sicuramente è un modo buono, anche semplice, per trasmettere alle persone e farle fare azione. L'altra cosa, un po' più pratica, a chi vedete che non fa tanto, facciamogli fare piccole azioni. Guarda, fai il tuo post. Parla con una persona sola, portalo in chat una. Mettete che quella persona... Se gli date un piccolo compito, facile, semplice, lo fa, vi porta in chat l'amico suo, Mario Purcinella, e Mario Purcinella è un PMD, entra in contatto con voi, voi ci avete la vostra diretta che non combinerà mai niente nell'attività magari, però sponsorizza Mario Purcinella, e Mario Purcinella fa PMD di 7 mesi. Perché gli avete fatto fare quella singola uno per fargli fare una cosetta piccola. Quindi, visione... piccole azioni a chi magari non è in, che non fa tanto. Per chiudere su questa cosa, una cosa importante che serve di risposta a questa domanda, ma anche per tante altre cose. Credere però, spesso dicevo in 3 cose e aggiungevo sempre la quarta, oggi mi aggiungo anche la quinta, quindi questa è inedita. Non l'ho mai detto. L'ho solo pensata. Credere nel network marketing come professione, come tipo di sistema di business, come modello di business, cioè capirlo, non è che dobbiamo essere degli esperti nel network marketing, però capirlo, sapere come funziona, che cosa è, dove ci può portare, credere in come può funzionare questa attività per noi e ovviamente anche per altri, credere in Juice Plus, mangiate lo suo prodotto, tutti i giorni, tutti. Più mangi il prodotto, più fai clienti. Più riesci a trasmetterlo. Non so perché, ma è così. È così. Poi c'è stato qualcuno che riesce senza, ma se mangi il prodotto, io ti assicuro che resti dentro questo business, che resti con gli utenti, che avrai clienti che restano, che avrai clienti che continueranno a prendere il prodotto. Così funziona. E crederai in questa attività, giusto come prodotto e azienda. Credere
in questo team dei matti, a Stop Apple Generation, cioè quello che abbiamo detto prima, cioè dovete credere che siamo proiettati verso qualcosa di nuovo, che abbiamo qualcosa che funziona, che voi potete anche contribuire a quello che sta funzionando oggi, perché oggi voi magari vi sentite il DD, DDS, il CV, il CNM della situazione, ma potrete essere il Paolo Meucci della situazione, cioè il creare qualcosa di nuovo nel nuovo. Non vuol dire cambiare sistema, che se funziona, quindi finché funziona continuiamo ad utilizzarlo fino alla fine, ma vuol dire poter costruire un qualcosa di grande quanto quello che è stato costruito oggi. Non pensate di essere piccole parti di un tutto, pensate di essere il tutto. Parte e tutto in genere si mischiano, non è che sono divise, è un concetto un po' strano, però è così. Poi dopo magari se ci riflettete ci arrivate anche a capire perché. Poi dico sempre, credere in qual è la cosa più importante? Credere in te stesso, che se credi in te stesso vai avanti, credi di potercela fare, credi di poter fare clienti, credi di poter essere capace di imparare, di avere la possibilità di organizzarti, credere in te stesso, in te stesso, guarda dallo specchio e credi in te stessa, ma ancora più potente, e questi sono in ordine di potenza, primo livello questo, secondo livello ancora più potente, terzo livello questo è proprio Super Saiyan per chi conosce Dragon Ball, quarto livello proprio te stesso vuol dire che siamo a livello super, ma il livello ancora più super secondo me è quello che farà la differenza al vostro team, e secondo me è il più grande, quando noi diciamo che questa attività siamo dentro, aiutiamo gli altri eccetera, questo è il più grande atto di altruismo che voi potete fare, il più grande atto di altruismo che potete fare verso un'altra persona è credere nell'altro, credere nell'altra persona, credere nel vostro team. Perché io ero uno sfigato con Andrea IV, sfigato tra virgolette, mi sentivo sfigato IV a zero clienti e zero incaricati, avevo un matto sbarbato che credeva che noi avremmo dovuto fare dei numeri, che era Paolo, e nemmeno io e Andrea ci credevamo. Cioè noi, con la forza che ci ha dato una persona credendo in noi, anche se non credevamo in noi stessi, noi siamo andati avanti. Quindi date alle persone l'opportunità di ricevere il credo da parte vostra, perché spesso gli altri non ci hanno, spesso gli altri hanno troppa paura. Se ci sta una persona come voi sopra che crede in loro, quella sarà la differenza e farà la differenza. Io ho sempre creduto in te. Voglio chiudere senza basta domande, chiudo con una cosa perché oggi è il 28 del mese, siamo a fine mese, e a proposito di credere, indovinare a cosa bisogna credere? Ai puffi! No, scherzo. Bisogna credere che il fine mese... Era merito un po', sei stato un sacco serio, con certi figli, però smorzavo un po' la situazione. Credere al fatto che fine mese possiamo realmente raggiungere la qualifica. A me non importa se oggi sei... Devi fare 4.000 e stai a 1.000? Li puoi fare. Li puoi fare. Devi fare 4.000 e stai a 0? Li puoi fare. Devi fare 8.000 e stai a 2.000? Li puoi fare. Devi fare CNM e te manca 10.000? Li puoi fare. E la cosa importante, li puoi fare sempre credendo in te stesso e nell'altro, perché spesso, soprattutto se avete un team anche piccolo, credete negli altri che possono fare le qualifiche. Credere questo, a me non interessa se poi questo vi porta a chiudere la qualifica, perché è ovvio che se uno dice io devo fare 48, oggi sto a 10.000, però comincia a credere, sto facendo anche per assurdo, io sto ragionando così ultimamente, comincia a credere che poi fa 48. In che modo il tuo cervello si muove per fare azioni in questi 3 giorni, 4, quelli che so? In che modo ti muovi a fare azioni, a parlare con le persone, se tu credi di poter fare una cosa o l'altra? Questa è la differenza. Quando io ho un credo e degli obiettivi ben chiari nella testa, obiettivi e credo determinano le azioni che faccio. Perché a fine mese... Vi faccio l'esempio di febbraio, lo faccio sul mio team, ma immaginatelo per 10, perché più o meno quello che faccio io è sempre, non un decimo, ma io sono circa un 15% di Paolo, per farvi capire un po' come fatturate il numero di ordini. Io, che di media inserisco di team 150-200 ordini al giorno, tranne il sabato e la domenica che c'è un calo e poi si riprendono lunedì, come team totali, il 27 febbraio ho inserito 300 BCP, il 28 500. Quindi in pratica da una media di 150 l'ho inserito. Ma questo l'ho controllato sul team di Paolo, è stato così per tutti, quindi anche voi. Io magari lo faccio passare al controllo, così vi fa capire quanto tutti voi siete stati produttivi in un giorno del mese.
Perché avviene questo? Perché tutti quanti in quel giorno del mese, la maggioranza, credono che oh, io la faccio sta qualifica e lo fanno. Immaginate se noi tutti i giorni ragionassimo così. I 9 milioni di oggi, vi garantisco, quando noi avremo la consapevolezza di tutti i giorni ragionare come se fosse fine mese, 9 milioni li famo al giorno. Al giorno. E qualcuno è spaventato, ma arriveremo a fatturare in tutto il mondo, non solo in Italia, 100-150 milioni al mese di fatturato. Quando avremo tutti questa consapevolezza, no, saremo ovviamente anche un po' di 9 milioni al giorno sono 900, sono 250 milioni al mese di fatturato, allora, sono 3 miliardi. No, se lo fa. Questa azienda fattura 700 milioni oggi l'anno. Ci sono aziende nello stesso settore che fatturano 6-7 billion all'anno, miliardi. Vuol dire che noi come azienda, che oggi è aperta in pochissimi paesi, possiamo veramente, veramente arrivare a fare 5-6-7 billion. E che a Stoppapo non vuole essere un quarto di questi 7 billion? Oggi siamo 100 milioni l'anno e siamo un settimo, diventeremo un quarto, un quinto. Vuol dire che tutti noi oggi, quello che facciamo oggi, può essere 100, 200 obbligato, 300 obbligato. Quindi diamo se la va, perché siamo solo all'inizio, siamo delle caccoline e possiamo diventare dei caccolone. Cazzo, veramente, scusate, lui è quello poco serio. Comunque, siamo briciole di una cosa enorme, quindi veramente, massimo focus, credeteci, perché si può fare. Stop. A Stoppable. Grazie, che vi dico, mamma mia. Grazie. Sentirlo da voi ha tutto un altro sapore, vero ragazze? Quindi oggi è 28, 29, 30, 31, abbiamo da fare un sacco, 3 giorni. E dai è tutta, grazie veramente tanto, di cuore. Grazie a te per l'invito, Sara. Ciao a tutte, ci vediamo a Valencia per chi viene, ci vediamo in chat per chi c'è, online, post contro post, penso che mi avrete taggato in 1000 post, lo vediamo, e quindi ci vediamo.